Grazie Presidente, purtroppo devo intervenire per un motivo fondamentale. Io sono un amante della verità e quando sento delle panzane raccontate e reiterate dal consigliere Corsetti e anche da alcuni consiglieri municipali, devo per forza di cose intervenire. Perché non si può inventare quello che non c'è scritto, o forse non l'ha neanche letto mentre lo enunciava. C'è scritto se conformi al decoro. E questo significa tante cose. Vuol dire che lì c'è un'istruttoria, vuol dire che se gli uffici preposti ad autorizzare autorizzano, si possono mettere delle attrezzature che non sono i cassonetti delle utenze non domestiche, che è un altro problema sul quale stiamo intervenendo in commissione, sul quale forse il consigliere Corsetti non so se è venuto, se è informato, sul quale. A parte le Iene, la sindaca ha fatto un esposto e io stesso ho depositato un esposto sulle problematiche inerenti a quella raccolta. E questo è un discorso a parte, ma non si può raccontare cose che non sono vere. Lo ha letto, lo legga meglio, forse si può applicare meglio. C'è scritto che, ad esempio, i cassonetti che sono nella città, nel suburbio da sempre, non pagano l'OSP. Forse non se n'era accorto, però già non la pagano l'OSP. E così, qualora la sovrintendenza, una città storica e tutti gli enti preposti, la polizia locale, la VOT, vorranno autorizzare, sarà autorizzabile l'utilizzo dei cassonetti. Però non lei la deve smettere di pensare che Roma sia solo la città storica. Lei sta raccontando di Roma come fosse solamente il centro storico. Il centro storico sta a cuore a tutti, non solo al PD. Lo sappia questa cosa. Però deve raccontare la verità e io invito tutti i cittadini ad andare a leggere solo questo articolo per rendersi conto di chi dice la verità. Ecco, io sono un servitore della verità, quando sbaglio lo ammetto, ma non mi invento che le opposizioni raccontano panzane.